Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte, il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. I colori nerazzurri sono la maggioranza, questo è il Giuseppe Meazza che conosciamo. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Se devo scegliere qualcuno, dico Sanchez. L'ex ragazzo prodigio cileno è un giocatore fantastico, quando è in giornata è praticamente immarcabile. Poi lui ha questa tenuta fisica che gli permette di fare un gran lavoro in pressing sui difensori avversari quando iniziano l'azione. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. E ora si fa sul serio. Si parte. Skriniar. Iaialo. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Skriniar. Sensi. C'è la palla lunga in avanti. Vuole la profondità. Grande movimento nello spazio. Se ne va. Ci mette il piede e conquista il pallone. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Alexis Sanchez. Una parata fantastica. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Lasagna gioca con un pallone lungo. Fofana scatta verso il pallone e passa. Occasione da rete e sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. E questa è una grande occasione persa, ha fatto tutto bene tranne la conclusione. De Vrij, Barella, lancio lungo del portiere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Asamoah. Cerca spazio. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Larsen prova a giocarla in profondità. Il portiere la calcia lontano. Arriva Alexis Sanchez. Prova la giocata nello spazio. Riceve il passaggio. Ottimo intervento. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Alexis Sanchez. Finalizzazione decisamente infelice. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. De Vrij. Lukaku prova il filtrante, cerca di servire e il portiere dice di no. Alza la palla in profondità verso un compagno, va al cross, arriva sulla palla e interrompe l'azione. Iaialo la gioca in profondità. Lasagna mette il turbo. In questa azione è mancata un po' di inventiva, forse cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Prova la giocata nello spazio, intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Lancio lungo del portiere. Barella riconquista la palla. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare
gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Lasagna. La mette sulla sinistra. Il portiere la calcia lontano. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Sensi sul pallone. Ottima la pressione difensiva. Alexis Sanchez. C'è spazio per calciare. Tentativo in avanti, lungo. Tocco preciso. Cerca il passaggio profondo. Cerca spazio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Cerca un compagno. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Libera tempestivamente. Lasagna preferisce il retropassaggio. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Brozovic perde l'equilibrio. Quadu Asamoah scodella in avanti. Ottimo il fraseggio. De Paul. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Vuole la profondità. Attenzione, bella parata. Allontana il pallone. Cerca spazio. Riceve un pallone interessante. Occhio al tiro. E c'è il gol del capitano. Punteggio di 1-0 a referto. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Barella. Sensi la gioca a sinistra. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Prova la giocata nello spazio. E trova bene il compagno. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Lancio lungo del portiere. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. L'Udinese esce dal campo con l'unico gol della partita a referto, in una gara tesa ma comunque emozionante. Ancora tutto da decidere. Si riprende con il secondo tempo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Deviazione di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Ha colpito bene il pallone, il gol però non è arrivato. L'Inter sembra voler fare le cose con calma. Bella serie di passaggi. Lukaku riceve la palla. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. De Paul. Valero. La difesa è invalicabile oggi. Cerca la profondità.
C'è la palla filtrante. Si libera la grande. Può colpire. Il portiere si oppone. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. E va a colpire di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. De Paul risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Barella la mette sulla sinistra. Buon lancio. Lukaku, chance per tirare. Il pallone è dentro. E raggiungono il pareggio. Si ricomincia da capo. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Lukaku sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Si ricomincia da una situazione di parità. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Prova il filtrante. Cerca un compagno. Pallone dentro. La toglie dalla porta! Che grande parata! Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Spazza via. Mandragora. E ora deve concludere. Prova la giocata nello spazio. Ci mette una pezza. Si libera della palla ed evita complicazioni. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Kwadwo Asamoah prova la verticalizzazione. È davvero una bella serie di passaggi questa. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Prova a passare con un pallone profondo. L'Inter riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Handanovic è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Si riparte con un fallo laterale. Prova a fare tutto da solo. Tocco prudente al portiere. Il portiere la calcia lontano. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Continua ad andare, palla al piede. Lasagna, autore di una rete in questa partita. E trova il compagno. De Paul. Pronto al tiro. E c'è il gol dell'Udinese. Una grande partita oggi. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. E passano in vantaggio. Vuole la profondità. De Paul. Lasagna. Si appoggia al portiere. Lancio lungo del portiere. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. De Paul. Bella apertura. Ottima parata del portiere. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Intervento strepitoso. Subire un gol ora avrebbe reso difficilissima la situazione. E la difesa non si fa cogliere impreparata. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. De Paul.
Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area, la loro azione si conclude qui. Gioca una palla lunga, cerca un compagno, ha la possibilità di andare verso la porta. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Sulla fascia, in profondità. Hanno ottenuto un fallo laterale. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Il portiere la calcia lontano. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Cerca spazio. Riceve in ottima posizione. Faccia a faccia con l'estremo difensore. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Asamoah. Palla in avanti verso il compagno. Occasione per il contropiede. Cerca un compagno. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. La mette in avanti. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. La fame di vittoria è stata quella decisiva nonostante qualche difficoltà dietro, qualche ingenuità. Arriva così una vittoria importante. Luca, che ne pensi della partita di oggi? Io ti dico sinceramente, non pensavo potessero andare oltre il pareggio, visto l'avversario di oggi. Ma mi sono dovuto ricredere. L'energia che ci hanno messo ha compensato la disparità di talento. La nostra telecronaca termina qui. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie. Where are you now?